qui al congresso, siamo al primo giorno congresso di Radicali Italiani, oggi è 31 ottobre e incontriamo Angelo Bandinelli, che non necessita di ulteriori presentazioni. Angelo, c'è stata parecchia discussione pre-congressuale, adesso seguirà il dibattito congressuale. Ecco, tu che cosa pensi? Tutto l'ambito prima? Direi, se mi consenti una correzione, c'è stato poco dibattito, nel senso che occorreva arrivare a questo congresso avendo già messo a fuoco una serie di problemi che non sono stati messi a fuoco. Per esempio, è appena apparsa all'orizzonte, diciamo, una domanda che secondo me è la chiave di questo congresso anche. Radicali Italiani sì o Radicali Italiani no? In che senso? Nel mio senso, naturalmente non so se l'ha condiviso, io ritengo che Radicali Italiani, nella sua attuale struttura, non per le persone, ma non è uno strumento adeguato ai tempi che corriamo, alla crisi della partitocrazia che porta non alla fuoriuscita dalla partitocrazia, ma cambio tono, ma dico la stessa cosa, in Cina a un certo punto ai primi del Novecento il grande impero degli Han, il grande impero cinese, si dissolve. Ma cosa avviene? Avviene che occupano il potere quelli che furono chiamati signori della guerra, cioè tanti feudatari, no? Ognuno con la sua provincia e gli eserciti privati, eccetera, che se lo facevano. Poi viene la riunificazione, avviene attraverso Chiang Kai-shek. Ecco, noi siamo in una situazione del genere, cioè il partito, la galassia è in difficoltà senza che ci sia la consapevolezza di questa difficoltà e di questa crisi. E oggi siamo appunto a un congresso che tra l'altro al momento sembra che debba essere aperto dai lavori di commissione prima che il segretario abbia fatto la sua relazione. Io vengo da un comitato centrale, chiamiamolo, in cui non si è presa una decisione in merito. Non so adesso, fra poco, un'ora più o meno comincerà il congresso, quale sarà la decisione. Non so come comincerà il congresso, ecco. Allora Angelo, tu hai detto appunto che c'è stato poco dibattito, io mi permetto non certo di fare la correzione della correzione, ma di dirti che comunque sia per quanto riguarda internet il dibattito c'è stato e qualcuno, aspetta un attimo che ti dico, faccio la domanda, qualcuno si è anche chiesto come mai, e questo ti volevo chiedere, come mai questa consapevolezza, a quanto pare da parte di molti, in che Radicali Italiani non è più adeguato, è avvenuta adesso proprio dopo che abbiamo avuto Riccardo Maggi consigliere, dopo che ci sono state alcune prese di posizione anche di Marco polemiche su Radicali Italiani, mentre ricordiamoci che questo è il 12° congresso, sono 12 anni che c'è Radicali Italiani. Guarda, noi non siamo Grillo e il Movimento 5 Stelle, il dibattito su internet è stata una cosa, sì, c'è stato alcune persone che sono intervenute sul web, su questo, anche Satya Graha, questo sito radicale, chiamiamolo sito frequentato da radicale, diciamo. Ma non c'è stato il dibattito, il segretario non ha mai posto la questione di come andiamo avanti, cioè Michele De Lucia ha detto non ci sono soldi, eccetera. Ma anche adesso questo congresso mi pare che lo slogan sia le idee camminano sulle gambe della gente, degli uomini. Ma io ho chiesto in comitato quale fosse lo slogan congressuale e lui mi ha detto è il problema dei radicali. Io non lo vedo. Allora c'è stata una certa maretta, discussioni eccetera, ma non c'è stato il dibattito in cui il segretario assumesse, segretario dico della dirigenza poi, e tu mi hai citato il fatto di Riccardo Maggi, come ma perciò abbiamo avuto Riccardo, avete avuto, abbiamo avuto i Radicali Italiani Riccardo Maggi come consigliere questo avete avuto mi preoccupa, tu sei iscritto ai Radicali Italiani? Penso di sì, anche se non risulta perché non riescono a trovare il mio versamento, vediamo, ma comunque
mi ritengo dopo 50 anni iscritto, in caso rivago. Ma appunto, ecco, allora miei complimenti a Riccardo Maggi, sono stato consigliere comunale, quindi so quanto sia importante, interessante, seguo Roma da anni, quindi che Riccardo Maggi sia consigliere comunale va benissimo, ma ti pare che questo sia una risposta all'interrogativo se il Radicale Italiani può far fronte alla crisi della partitocrazia? No, non è una risposta, è il momento, dopo se è uscita fuori questa inadeguatezza. Okay, sì. Io avrei detto, non è un rimprovero, non figuriamoci, sei bravo, simpatico e poi mi intervisti, quindi va bene. Ma voglio dire, quest'anno se c'è una cosa significativa, e purtroppo non appare come dato congressuale, almeno fino adesso, c'è stata la questione che sono state raccolte bene o male 635.000 firme sui referendum per la giustizia. Questo semmai può essere un caposaldo di ripresa e di speranza, perché se la Corte di Cassazione in queste ore deciderà che i referendum sono ammissibili, noi avremo per un anno il paese volente o nolente che dovrà occuparsi di giustizia a fondo, perché dovrà dare la risposta ai quesiti referendari, e allora noi avremo un grande ruolo in questo caso. Ecco, tra Riccardo Maggi, a cui faccio i miei complimenti, i miei auguri, e il referendum sulla giustizia, io punterei su questi come dato discriminante dell'anno. Sì, ci sta infatti questa piccola spada di Damocle, parliamo delle firme per quanto riguarda la Corte di Cassazione, poi ci sarà il vaglio di costituzionalità. Di quello non ho paura, scusami se ti ho interrotto, ma di quello non ho paura, perché io ritengo che i quesiti siano stati fatti bene. Quello che ho pure della Cassazione, perché 635.000 firme raccolte, c'è sempre un margine di rischio. Noi, quando mi ricordo i tanti referendum, si stava tranquilli quando stavamo su 700.000 firme, perché tra una cosa e l'altra, un po' che la Cassazione fa per sondaggi, un po' perché le firme c'è errori, siccome alcune firme, parecchie firme, non le abbiamo raccolte noi con la nostra esperienza, ma magari il PDL che non ha proprio l'esperienza di come si fa la raccolta delle firme, c'è il rischio che la Cassazione dica no, quelle valide sono 597.000. A quel punto il referendum sono fottuti. Questa è la mia vera paura. Se passa questo scoglio, cioè se viene riconosciuto che 600.001 firme sono valide, allora io dell'altro, perché ritengo che almeno in questa sede radicale si sappia formulare un quesito referendario in maniera da non rischiare troppo, ecco. Va bene, allora auguri per questi referendum e auguri anche ad Angelo, buon congresso. A voi, grazie, buon lavoro. Grazie.